Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video unboxing. Sei pronta? Sì. Questa volta ci troviamo invece da Cibo Zan, ho ordinato su Cibo Zan. Per quanto riguarda Cibo Zan ho un link per voi, questo video non è in collaborazione con loro perché ho pagato tutto io, quindi tutto di tasca mia. Però giù nell'info box trovate un link e questo link è affiliato. Sapete che quando è affiliato ve lo dico, quando invece non è affiliato ve lo dico lo stesso. Ok, quindi io direi di iniziare subito. Sì. Abbiamo preso un bel po' di prodottini, però se vi siete persi il video di lunedì dell'unboxing di Itinerando, correte a vederlo, potete anche controllare questo, ma andate a vederlo perché poi quando vi faremo i video recensioni, perché sarà un mix di prodotti, mi dite: Giulia, ma dove l'hai preso quello? Giulia, invece là trovate tutto. Ok, iniziamo? Sì, sì. È un po' bagnaticcio, quindi meno male che è arrivato stamattina perché veramente pioveva, quindi ci sta. E quindi voglio subito aprirlo, quindi speriamo bene. Cioè no, bagnato. È umido, umido, bravo. Non è bagnato lo scatolo. Oh, ma troppo cadevo. Caramellina. Un'altra caramellina. Caramellina. Purple. Ok, vabbè, loro lasciano sempre un codice sconto. 29. Cioè, raga, super imballato, guardate, super imballato. Guardate sopra. Wow. Altro pluriball. Che noi non lo buttiamo perché può sempre servirci. Ci sono tutte queste palline. Cioè, poi come queste con l'acqua si sciolgono. Non lo so se sono biodegradabili. Ma sicuramente. Dopo proveremo. Okay. Sì, vabbè, mo ci riempiremo. Ah, già visto delle cosine molto carine. Vai. Enorme. Sì. Lawrence Crunch Chips Limited. Vai. Limited Edition. Pokeball. Hawaii Style. Quindi si ispira un po' a quelle salse particolari, un po' sulla spiaggia. C'è il pacco, è pieno fino a sopra. Sì. Wow, da qua. Ma quante sono belle. Non c'è l'italiano. Qua però... No, è bellissimo. Allora, gusto piccante fruttato. Ho paura. Sì, era piccante, mi ricordo. Piccante fruttato. Okay. Vai. Primo andato. Dove vai? Pieno, mamma ci dirà. Questo già l'abbiamo provato, questo marchio. Sì, abbiamo provato il nuovo formato tipo pasta patatina. Ah, sì, ok. Che cos'è? Tasty Snack. Questo era Pulled Pork Style. Tasty Snack. Allora, io l'ho pulita in bocca. Non so se si vede. Io appena l'ho visto. Se si vede? Sì, sì. Io appena l'ho visto su Cibo Zan, solo la foto, ho detto no, questo dobbiamo prenderlo. Molto buono. Infatti, sono 125 grammi. Mi ispira altre patatine. Cioè, ragazzi, non avete idea, ma io no, una quantità è pienissimo. Vai. Ok. Space Mega Strop Waffle. Waffle. Giusto per dare una definizione. Che no. È tipo una cialda tipo di miele, ecco, non so come. C'è scritto caramel. Ma quindi non è miele. Va bene. Non c'è neanche in italiano, mamma mia. Va bene, è normale. Ok, proveremo e scopriremo tutto. Ma no, quanti costi? Ah, io? Sì, sì, pezzo forte. Forse devo prendere due, ho sbagliato a prendermi una sola. Kinder Delis al cocco. Questa non l'avevo mai vista. No. Cioè, oddio, sì, però non l'ho mai provata. Non mi devo ora. Anche questi. Nestle Lion Bus Breakfast Cereal. Che, ma c'è l'uvetta? No. C'è i cereali Lion. No, vedere come ci sta. No, secondo me no. Maledetti che non c'è in italiano. Vabbè, me lo studierò. Forse però lì c'è scritto. Ah,
burro, masero, cauri, ciliegie. Ok, no, non c'è quindi. Poi scopriremo il sapore proprio testando con bocca. No, non c'è. Allora, praticamente sono i cereali Lairo sotto uno strato di cioccolato bianco. Io me ne vado un po' per il fumo. Li ho dovuti prendere perché ho detto no, li devo prendere la confezione da sotto il bianco. Yes, vai. Okay. Attenta a sti quasi maledetti. Allora, tuc alla paprika. Aspetta, vai, paprika. Mai provate anche questi. Ci piacevano tanto quelli a bacon, ti ricordo? Mamma mia, che bello. Però erano un po' pesanti poi. Io ne ho prese due. Vabbè, ragazzi, abbiamo preso quest'altro qua. Questa la riconferma. Questi però li prendemmo da Michelando. Questa qui è stata una super, super riconferma perché sono completamente ricoperti di burro d'arachidi, le abbiamo assaggiate, infatti una di voi c'è scritto io ho fatto la scorta perché sono buonissimi, infatti sì, io. Ok, abbiamo preparato. Io già ti ho pescato anche questo. Questo è sempre Reese's, però con all'interno di voi Smarties. Le ho prese perché non ce la facevo più. Ho sempre voluto provare la barretta. Non era mai disponibile. Sì. Questi qua sono i tucchi invece a sour cream. Questi invece sono i tucchi sour cream e onion. Quindi erba, cipollina e panna acida. Eccolo qui. Questo secondo me è un altro. Fa uno schifo. No, questo è buono. Ok. Prego. Andiamo un po'. No, non andare nel reparto, scava. C'è altra cosa. Sì, ma per forza. No, ma solo bevande. No, no, ci sono tantissimi prodotti sotto. Che seria. Eh sì. Eccolo qua, no? Ah, questo snack cake, due cakes. Così. Adoro della Reese's. Chissà. Come saranno, secondo te? No. Bene, speriamo che siano buone. Io l'ho capito perché mettono questi qua, così ti fanno pescare, più bello, eh? Qui ho dovuto prendere... Allora, questi se non sono buoni, Madonna, succede un macello. Ho dovuto prendere per forza tutta la confezione perché non c'erano singolarmente. Sono il marchio Nestlé Lion Caramel Blonde. Provammo qualcosa caramel blonde che era buonissimo. No. Il provammo il Kit Kat, quello lì. No, non era quello là, dici tu, popcorn. No. Provammo il. Però non c'era ovviamente il caramello lì. Però secondo me questo è. Io spero, perché comunque le ce ne sono 5. Singolarmente non c'erano, e quindi ho dovuto prendere per forza la confezione. Che poi alla fine conveniva economicamente la confezione. E nulla. Poi con questo azzurro, questo oro, questo leoncino. No, non stiamo bene. Vedremo solo bello. Io non vedo di distruggere tutti i video sono. Poi ci dovrebbe essere forse qualche altra cosa di snack. Madonna mia, guardate, vieni qua con la mano. Non è una bevanda, quindi. Ah! Oh! È enorme! L'avevo dimenticata questa cosa. Nachos, poi perché non c'erano piaciuti. Nachos and dip, questo formaggio c'è da così sì. Dip cheese. È enorme, io me lo aspettavo un pochino più piccolo. Sì. 75 grammi. Adoro. Ci sta. Mi piace questo barattolo così. Lo piacino. Era una bella idea. Chissà quanto costa, non mi ricordo. Ok, andiamo nel mondo delle bevande, perché suppongo di sì. Non ci sono scritti i prezzi. Wow, ma come? Ma boh. Però c'è la nazione. Dove? Prodotto in Germania. Vedi, questo invece è prodotto in Germania. Stavo dicendo Messico. Ok, andiamo con le bevande. Tutto ovviamente ingustate singolarmente. Non c'è più scatenata ora. Fatta all'ananas. Ma c'è l'altra della Pepsi. Oh. Ok. Pineapple. Eccola qui. Adoro. Presa com'è.
mi ha fatto un po' di scorte. Però penso sia più buona la Fanta, l'ananas, che la Pepsi, eh. Poi vedremo. Chi vincerà? Boh. Oddio, cos'è? Qua ce ne sono due. No, la prossima volta prendiamo l'altra, la prima che prendiamo. Perché? In che senso? Mamma mia, capite che se, cioè, questo è enorme. Cioè, è enorme. È enorme! Ma questa già l'avevamo presa come gusto? Ma allora, secondo me sì. No! Io me ne ricordo questi fiori di... ma i primi fiori... No, questi fiori erano... nella prima che era miele e tè. Ah, ok. Invece qua è... Wind Ginseng... Ah, tengo tu. Vabbè, poi andremo a vedere perché non mi ricordo. Perché poi provammo melograno, poi provammo quella, tipo... non mi ricordo. No, ma scusa, noi le prendremo poi su cibo zanno. Mi ricordo, lo sai, perché mossa mela non mi è nuova. E ciò comunque... Enorme. È enorme, ma da quant'è? Ma forse 500, eccolo, sta scritto qua. 680 ml! Vabbè, comunque a saperlo. Ma non abbiamo mai provato un ginseng dentro. No. Cioè questo me lo andavo bene. Sto confondendo allora. Però bella. No, questa ce la conserviamo. Sì, solo perché per la nostra scioccata. Ma guarda quest'altra, ma allora non abbiamo mai preso le bevande Arizona su cibo zanno. Allora mi ha piato, non lo so, ma. No, era cibo zanno. Black e white, questa non l'abbiamo provato, sicuro. Vabbè. Cioè, sono enormi. No, però la prossima, però conviene un sacco il prezzo di questo. Noi l'abbiamo pagato come la piccola. No, la prossima volta prendiamo l'altra che mi piace un sacco. Ma sì. Aspetta, poi la proviamo quella al limone. Sì, no, ma io, forse secondo me l'abbiamo vista sul sito e mo ci stiamo. Ok. Eccola qui. Adoro. With ginseng and honey. Lo Ying e lo Yang 99, forse no, ma un euro e qualcosa l'abbiamo pagata, perché mi ricordo comunque scioccate. Prendete le lattine, ma sono enormi. Va bene, scusatemi, voi ci parlate del meme quando mi ha detto ma è enorme. Però guarda questa, questa è la piccola che abbiamo provato l'altra volta. Oh, 330 ml più non è vero. Noi di solito prendiamo quelle secche e lunghe, diciamo, per capirci. Questa è Pascal. Green Tea Peach. Ma fai vedere. Mi piacciono un sacco questi colori così, io. Belli. Comunque soddisfatta anche di questo. Comunque io penso che noi, cioè, mo vedete, mo piccola parentesi, aperto, vicino da noi, Miniso. Il primo nostro pensiero, ma chissà se c'è il snack, cioè non mi siamo entrati in quella mentalità. Che se un giorno dovessimo andare, non so, in Germania o qualche parte, snack. Cioè la prima cosa che facciamo, ma il supermercato, dove sta il supermercato? Mamma mia. Basta, sicuro? Se nascondere in tartaro? Sì, falli, ok, abbiamo finito, ci siamo accorte. Però, tutto sommato abbiamo... un buon materiale su cui lavorare. Ora sono troppo... Io sono contentissima. Pure io. Veramente un po' di quelli, ma no. Anche qui più salato. Sì. È perché vi aspettiamo con la terza box. Verdi. Super dolce. Quindi preparatevi che sarà super dolce. Sì, sì. Per non la tua gioia. E quindi nulla, noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Ne andiamo a registrare e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.